Fanpage è l'anteprima di Al posto tuo, il nuovo film di Max Croci con protagonista Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi. Li abbiamo intervistati insieme al resto del cast e al regista. Sentite che cosa ci hanno raccontato. Toccami le tette! Ma ve l'ho detto, sì. No! Che cosa le hai fatto? Cosa le vuoi fare? Ci facciamo un sacco di risate. Sì! Ce la faccio più, è a casa mia. Vaffanculo, va. Se potessi scegliere di essere qualcun altro in questo momento, ad esempio un personaggio cinematografico, chi vorresti essere? Ma io, vabbè, non voglio essere nessuno, voglio essere me, voglio essere mamma il prima possibile. Quindi in questo momento ti direi che non cambierei la mia vita con quella di qualcun altro, anche se però ne parlavamo prima, potrebbe essere un esperimento interessante, ma solo per apprezzare ancora di più la vita che si fa. Una serie che non ti sto a dire, ma insomma, personaggi di attrici, ma anche di attori, perché no? Tanto per rimanere in tema, perché essere qualcun altro a quel punto ti Certo. toglie dal Oh, problema. è vero. Anche sul sesso, vedi, non ci avevo Sì, mi è pensato. venuto perché la mia Ines esperienza è del proprio personaggio grande. insegna e mi parla tuttora. E quindi, no, no, dico che assolutamente potrebbe essere fichissimo, però visto che è una cosa impossibile, torniamo alla realtà e mi piacerebbe vivere la vita di qualcun altro per un personaggio. Forse io vorrei tornare Certo. indietro nel tempo. Io sono una nostalgica malinconica anche di epoche che non ho vissuto. Una cosa strana. Tante attrici che mi Max, piacevano, scrivi. ci siamo anche un po' Scrivi, prendi il ispirate. Quando mi pugno. raccontano, no? Cioè, chi c'era mi racconta aneddoti e cose, io provo una nostalgia profonda, come se ci fossi stata. Cambiarci la vita per una settimana durante la quale dovremmo ideare questa linea di sanitari da presentare poi a questo grande distributore giapponese. E una caratteristica che vi piace del personaggio dell'altra? Visto che questo è tutto un film che si gioca È sullo scambio di ruoli. vero, Carina, a me mi piace perché lei alla fine il suo amore le raggiunge, sì, mi piace questo sogno, no? però che Certo, sono fatica happy ending. tutto il tragitto Ma nella vita tocca per faticare, arrivarci. Io no? invidio dallo stacco di coscia di Ines Lo stesso a tutto il resto. Primo film e questo hanno in comune la dicotomia, più che altro, perché anche nel titolo. Quindi come ti sei approcciato? Che poi l'opera seconda è quella più difficile della prima, o sbaglio? Prego, dice Massimo Troisi, faccio il secondo film, lo sbaglio e poi passo subito al terzo. Speriamo che questo secondo invece sia giusto. È vero, in realtà è un caso, come dire, abbiamo giocato con i poli opposti, con gli opposti anche sul secondo Vero. film, ma è tutto casuale in realtà, non c'è una strategia a monte. Mi sono approcciato a questo secondo lavoro in maniera un po' incosciente, perché Poli Opposti non era ancora uscito quando mi hanno proposto di girare Al posto tuo, per cui non c'era la responsabilità del primo film, dell'esito del primo film, della serie. Vabbè, se andrà bene, speriamo di fare comunque il bis, se andrà male, speriamo di recuperare, vediamo un po'. Per cui mi sono buttato un po' con della sana incoscienza e mi sono divertito molto. Terzo, facciamo un tris. Facciamo un tris. C'è un tris. Facciamo un tris. Ciao, ciao. Grazie. Grazie.